E poi arrivi in ufficio e vedi la busta. È arrivata una cosa che aspettavi. Una di quelle cose fondamentali che mi chiedo come ho fatto fino ad oggi io. Le cose che compri su internet, sulle astine online. Perché viene fuori. Viene fuori il nostalgico, viene fuori l'appassionato, viene fuori quello che compra. Ad esempio, passata la calda del Mercedes, del Mercedes 190, macchina però comunque sia, che a me non mi ha mai, però che ha fatto svolta, la macchina piccola, la Mercedes piccola, non se l'aveva vista, piuttosto che la lattina d'olio per il servosterzo, per la scatola del servosterzo della Daimler, perché là dovevi andare in giro con l'olio della scatola dello servosterzo, perché consumava quanto la benza praticamente, perché poi. Tutta sta tecnologia che stai vivendo, non è che ti fa proprio impazzire. E allora sei nostalgico. E allora ti piace ricordare quegli oggetti, quelle situazioni, quelle visuali che sono indimenticabili, no? E mi chiedo come ho fatto fino ad oggi io a vivere in un ufficio, una casa, senza avere bella messa là, apparecchiata, a 30 gradi. Anni, fine anni 70, primi anni 80, indimenticabile, no? Ci sono quelle figure, quelle immagini iconiche, nel senso che sono. Non è che devi andare a cercare il marchio, non devi andare a cercare lo stemma, non devi andare a cercare. Ma questa era di. Basta, questa è. Ci sta Leonardo, ci sta Raffaello, ci sono quelli che li chiamano per nome e quelli che ci rimette il cognome. E questa fa parte di quelli che il cognome ce lo devi mettere. Qua il cognome non ce lo devi mettere. Qua il cognome non è necessario. Perché quando tu vedi questa, quando vedi questa può essere solo una strumentazione dell'arfione, dell'alfettone degli anni 80. E allora, in condizioni pazzesche, pazzesche, fantastica. Teoricamente funzionante pure, però manca l'altra parte dell'hardware, però stupenda. E questa è stupenda, questa fa cruscotto, eh. Questa per vedere quanto performi. Questa al posto mo glielo troviamo. A questa al posto mo glielo troviamo. Però questa qua, quando la vedi, se sei uno che ti piacciono le macchine, che le hai maneggiate, che le hai amate, non c'è bisogno di andare. Questo è arfio, è affettone, senti quel rumore, senti, ti immagini quella marmitta, col becco all'ingiù, col becco all'ingiù, centrale, un po' di lato, un po' di traverso, e quel rumore, quella gocciolina di acqua che esce fuori dal marmettone, ma di che stiamo a parlare? E allora sì, come ho fatto, quanti ne porto? 43.620, manca il 400.000 davanti, stupenda, stupenda. Io le amo queste cose, a me mi fanno impazzire, me le comprerei tutte, perché mi ricordano un sacco di cose, mi ricordano i momenti in cui a queste cose ci mettevo gli occhi, mi piacevano, le sognavo, le desideravo, e la strumentazione BMW, se ti mi capitasse la strumentazione BMW, ma mi metto accesso, cioè la strumentazione BMW con quella lì, la parte della climatizzazione un po' sbiega, ma di chi stiamo a parlare? A me queste cose mi fanno impazzire. Le passioni sul motore sono la motivazione per la quale passo la mattina e vado anche a lavorare. Perché poi voglio spendere quattro soldi e gratificarmi. Con che? La strumentazione della fetta. Secondo me sto male, viva la vita, tutta la vita, bella per te. Che acquisto fondamentale!